soli 8 anni la ISS si schianterà nell'oceano, anche se buona parte di essa brucerà nell'atmosfera. L'idea per riportare a terra questo colosso che orbita nello spazio è quello di abbassare gradualmente la traiettoria, per farlo poi precipitare in un'area isolata dell'oceano Pacifico. In particolare si schianterà nel punto di Nemo, o anche chiamato polo dell'inaccessibilità, che è il cosiddetto cimitero dei satelliti, visto che attualmente si trovano già circa 260 veicoli spaziali. Pensate che in quel luogo il punto più vicino abitato è proprio la Stazione Spaziale Internazionale, che si trova a 400 km rispetto alla superficie terrestre. L'ISS concluderà così una storia trentennale, infatti è stata lanciata nel 1998 ed è stata abitata continuativamente dal 2000. Il rientro si sta pianificando nel dettaglio proprio per evitare che si ripeta quanto accadde alla vecchia stazione spaziale, lo Skylab. In quel caso, infatti, a causa di predizioni sbagliate e variazioni inaspettate dell'atmosfera, portarono lo Skylab a precipitare in modo incontrollato e alcuni pezzi finirono involontariamente in giro per l'Australia, anche se fortunatamente non ci furono feriti o vittime. Per mantenere in orbita la Stazione Spaziale Internazionale è necessario che ogni tot gli vengano date delle piccole spinte per evitare che sia gradualmente attratta verso la Terra. Questo compito viene fatto dalle navicelle che portano materiale per gli astronauti, polvere lunare utilizzata come scudo solare. Un team di scienziati hanno pensato di utilizzare delle polveri per mitigare il riscaldamento globale. Mi raccomando, guardate tutto il video. L'idea che propone il team di astrofisici dell'Università dello Utah è quella di studiare diverse polveri, ipotizzandone la quantità e le orbite di lancio che sarebbero più adatte per ombreggiare la Terra. Ad oggi l'ipotesi più sostenibile sarebbe quella di sfruttare la polvere di Luna, lanciandola direttamente dal satellite verso il Sole. La quantità utilizzata necessaria sarebbe di circa 10 miliardi di chilogrammi. In questo modo si creerebbe una sorta di filtro che attenuerebbe circa tra l'1 e il 2% il flusso di radiazione che riscalda la nostra atmosfera. Questo scudo solare realizzato con la polvere del nostro satellite sarebbe sparato nello spazio nel punto di Lagrange L1. In questo punto, infatti, le forze gravitazionali sarebbero bilanciate e ciò che si trova nei punti di Lagrange tenderebbe a rimanere lungo un percorso tra i due corpi celesti. Gli autori comunque sottolineano che questo studio per il momento abbia unicamente come scopo quello di esplorare questa strategia. Inoltre precisano che non sono esperti di cambiamenti climatici, che stanno solo studiando quanto sarebbe efficace questo nuovo approccio. Il cambiamento climatico sulla Terra è una minaccia estremamente seria. L'aumento dell'intrappolamento dell'energia solare dovuto ai cambiamenti nella composizione dell'atmosfera terrestre è un gravissimo problema. Per breaking news spaziali, Giove batte Saturno e lo scaraventa via dal podio. Questo perché sono state scoperte altre 12 lune che orbitano attorno al grande colosso gassoso del sistema solare, portando il conteggio totale ad un nuovo record di 92. Nessun pianeta all'interno del sistema solare ne contiene così tante, e Saturno, il vecchio detentore del record, ne conta solo 83. Solo 83. In realtà confermate fino ad ora, perché gli astronomi affermano che la ricerca è tuttora in corso e questo non escluderebbe un aumento di piccole lune da parte di entrambi i giganti gassosi del nostro sistema solare. In realtà le 12 lune scoperte orbitare attorno a Giove non sono davvero lune, perché il diametro va da 1 ai 3 km. Quindi molte di queste lune, a causa delle dimensioni ridotte, è più corretto chiamarle piccole lune o lune nane. Queste piccole lune in realtà sono ritenute frammenti di lune più grandi che un tempo si sono scontrate tra di loro o con comete o asteroidi. Le lune, oltre a essere molto piccole, impiegano anche tantissimo tempo a compiere una rivoluzione intorno al loro pianeta, più di 340 giorni terrestri, ed alcune addirittura superano i 550 giorni. Trovare queste lune è estremamente complicato perché la luce diffusa dal pianeta è fastidiosissima e oscura queste lune. Se volete saperne di più, vi lascio i link in descrizione con tanti approfondimenti, o altrimenti seguitemi sul mio profilo di... Ciao!